Sì, per rispondere al collega anche insomma, di prima, no, in realtà non si vuole ovviamente sostituire, fare in modo che si sostituisca, no, l'Assemblea Capitolina ad altri organi, questo assolutamente no. Però è possibile magari che vi siano dei dibattiti, no, di discussioni di materie che magari potrebbero, come dire, ritrovarsi al confine tra una proposta magari che. Appunto, ho fatto prima l'esempio di revisione costituzionale, insomma, qualcosa che è contrario magari all'ordinamento, no, dello Stato. Ecco, però magari in quelle situazioni che sono limite, già oggi il testo unico degli enti locali dice di fatto che l'amministrazione non può approvare degli atti che sono, come dire, contrari alla legge e no, alla nostra carta costituzionale. Quindi, in un certo senso, oggi non si pone, come dire, una limitazione a un diritto che è garantito, anche perché se devono apparire poi contrarie devono anche essere motivate da questo punto di vista, e quindi sicuramente il fatto di consentire poi all'Assemblea di pronunciarsi vuol dire che poi si assume anche una responsabilità di, virgolette, no, fare un certo tipo di dichiarazione, quindi anche di valutare l'esame da questo punto di vista, e quindi poi alla fine il dibattito, cioè indirettamente si va a creare poi un dibattito, e quindi indirettamente l'esame è come se ci fosse di quella petizione, però in un certo modo magari si prova ad interrompere qualora si dovesse creare una bolla, quindi è semplicemente un meccanismo a tutela dell'integrità e del decoro delle istituzioni e dell'amministrazione. Tutto qui, non c'è ovviamente una sostituzione con riferimento ad altri organi. Ecco, tutto qui. Grazie. E per questo motivo voteremo astensione.